C'era una volta un re di un impero vasto e potente. La gente, quando lo vedeva passare, diceva: sembra il brutto anatroccolo. Un re che ha parlato al suo popolo. Non era in grado di farlo, mostrando il lato più umano della nobiltà. Lui parlava con me e io parlavo con lui in un modo completamente diverso. A mio marito si richiede di parlare in pubblico. Ricevuto. Bentornati amici in Cinemarte. L'addio a David Sadler, premio Oscar per il discorso del re. Sadler, autore della sceneggiatura per il film di Hooper con Colin Firth, ed è questo che andremo a recensire per farvi scoprire una pellicola particolare, molto, molto, molto interessante. Uscita nel 2010. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Opera incredibilmente intelligente e toccante, il discorso del re fa ridere, commuove e coinvolge lo spettatore con incredibile maestria. Tratto da una storia vera e si vede, non ha mai una nota falsa o manierata, ma è sempre concreto, diretto, sincero. Il merito è certamente dell'incredibile assemblée di attori e della perfetta regia dell'ottimo Tom Hooper. Colin Firth si riconferma uno degli attori migliori in circolazione dopo la struggente interpretazione di George Falconer in A Single Man di Tom Ford. Calandosi con meticolosa perfezione nel personaggio del balbuziente e tormentato Giorgio VI, re controvoglia, Geoffrey Rush lo accompagna con una delle sue migliori interpretazioni e insieme creano una coppia perfetta, affiatata, viva, sincera, con una chimica e un affiatamento tali da lasciare impressionati. In questo film la recitazione è innegabilmente di prim'ordine, con un cast in stato di grazia. Oltre ai due protagonisti che possono dirsi sul serio all'apice della loro carriera recitativa, vanno annoverati Helena Bonham Carter, che nel ruolo di Elisabetta, moglie di Giorgio, brilla per determinazione, fierezza e amore per il marito, Michel Gambon nell'intimidatorio e solenne ruolo di Giorgio V, Guy Pearce, fratello maggiore di Giorgio che abdica dal trono per amore di una popolana di Baltimora pluridivorziata, Timothy Spall, perfetto Winston Churchill, grezzo, deciso e mai diviso dal suo fedele sigaro, e tutta un'altra serie di attori come Derek Jacobi e Jennifer Hale, che anche se in ruoli minori non sfigurano in questo cast di indiscutibile qualità artistica. Tom Hooper dal canto suo dirige la compagnia di attori con lodevole maestria, catturando ogni singolo dettaglio ed emozione, costruendo personaggi e relazioni interpersonali a 360 gradi, umane, forti, sfaccettate e reali. Il regista ha anche la capacità di usare la perfetta scenografia in modo da ricreare un ambiente realistico e naturale, perfettamente adatto e credibile, e allo stesso tempo quasi espressionista, deformato, claustrofobico, a sottolineare la pressione incombente sul povero regnante. Possiamo infatti dire che proprio i mari di folla e i microfoni, soprattutto i microfoni, sono i veri antagonisti, grigi, paurosi, onnipresenti, tormento di Giorgio VI e nemico che dovrà affrontare e che alla fine vincerà. Film di rara bellezza e sentimento che passa con maestria dal dramma alla commedia, senza mai dimenticare di stare riportando fatti reali. Un film storico senza le pesantezze retoriche e manieristiche dei colossal di genere. Una perla di leggerezza e umanità che coinvolge lo spettatore e lo fa uscire dalla sala con la piacevole sensazione di aver passato due gradevolissime ore ad ascoltare un'interessante storia storica narrata da un amico. Cinemarte ha presentato Il discorso del re di Tom Hooper con Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Healy. 2010, andiamolo a riscoprire o a scoprire. Buona visione da Cinemarte e ancora il nostro omaggio a David Sadler, grandissimo sceneggiatore del film. Dimenticate il resto e ditelo solo a me.